Siamo con Samuele Ubertini del Veragra, una partita pazza che avevate praticamente in pugno, poi un po' l'esuberanza giovanile, nel finale avete preso un gol in contropiede e quindi falli in attacco che hanno permesso al VT Osimo, che comunque ci ha creduto sempre, di recuperare. Sì, siamo una squadra giovane, hai detto bene, abbiamo innestato due nuovi giocatori quest'anno e oltre a un terzo che però non è, diciamo, tra i titolari, ma quest'oggi è partito invece in prima linea. Abbiamo fatto molto bene il primo tempo, qualche disattenzione anche arbitrale c'è stata, però comunque la squadra nostra è una squadra viva. Siamo nelle prime posizioni, certo che la vittoria oggi sarebbe stato un segnale forte per il campionato. Una squadra, una società nettamente in crescita, qual è l'obiettivo? Ma l'obiettivo è stare nella parte alta della classifica, quindi play-off. Come l'anno scorso. L'anno scorso abbiamo sfiorato i play-off, ci abbiamo creduto fino alle ultime partite e quest'anno speriamo di fare altrettanto. Samuele, questa Veragra è una squadra frazione, raccontaci un po' com'è nata. Veragra è una frazione, no, meglio, Veragra era una colonia romana da cui abbiamo preso spunto il nome. E la nostra è la frazione di San Biagio di Filottrano, che conta poco più di 200 abitanti, ma abbiamo un'associazione con oltre 150 soci. E oltre ad avere la squadra di calcio a 5 organizziamo la Sagra del Coniglio in Porchetta la seconda domenica di luglio, e che è stata ripristinata dopo un ventennio di assenza, quindi questo è il nostro vanto. Oltre a questo organizziamo tante altre attività, dal concerto di Natale il 22 dicembre al quale siete tutti invitati, le gare di briscole, le gite sociali, il carnevale e quant'altro. Quindi ecco, siamo una... Quindi la squadra è il fiore all'occhiello di questa organizzazione. Sì, la squadra, diciamo, è un qualcosa in più per far divertire i giovani e stare con loro. Ma siete tutti di San Biagio o ci sono anche i stranieri? No, noi siamo partiti con una squadra con soli sambiagesi, però per esigenze anagrafiche, come ben sai, ci siamo arresi e adesso abbiamo diversi giovani, sono tutti filottranesi, sono tutti amici, quindi sono comunque tutti pescati nell'ambito delle amicizie. Perfetto, ti ringrazio e in bocca al lupo per il futuro. Crepi il lupo.